Edoardo Donnamaria, il papà attacca il GF VIP, ingiusto mio figlio per fare aumentare gli ascolti. Edoardo Donnamaria è stato squalificato dalla casa del GF VIP la scorsa settimana. Il papà dell'ex Geffino, Vincenzo Donnamaria, non ci sta e proprio per questo si è sfogato sui social. Edoardo, dopo essere stato ammonito più volte a causa dei suoi comportamenti inappropriati nei confronti di Antonella Fiordelisi, ha lasciato il programma, ma le polemiche attorno al suo profilo non accennano a placarsi. Vincenzo Donnamaria, a distanza di una settimana dalla squalifica del figlio dalla casa del GF VIP, si è espresso in merito su Twitter: sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta, che manco il giudice Carnevale, creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato intendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz'ora per sciar sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d'artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo nei prossimi 20 giorni. E quindi interesse. Il tutto gratis, ragazzi. Questi sono geni, altro che storie. Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essersi rafforzato ancora di più dopo l'uscita del concorrente dalla casa. L'ormai ex Geffino, che per molti fan del reality meritava la finale, vorrebbe addirittura convolare a nozze con la fidanzata conosciuta all'interno del programma.